E questi momenti di emozione sono molto belli perché poi tu li hai trattati con grande pudore, no? E questo ti hanno sorpreso mentre fuggiravate e conversavate? Oppure probabilmente, come dicevi tu, avendo una grande familiarità, magari dopo pranzo, dopo un incontro, lui raccontando delle cose si emozionava anche al di fuori delle riprese o di una telecamera o di una macchina da presa. Guarda, questo è stato forse una delle sorprese durante l'intervista. Sì, Ennio quando ti raccontava, qualche volta si commuoveva, questo normalmente, però durante l'intervista, quelle volte in cui è accaduto, è stato talmente forte, talmente intenso, cioè anche il suo modo di contenersi, che è stata un'emozione da mano, io e i pochi che eravamo una troupe ridotta, ci commuovevamo con lui. Io mi ricordo una cosa, quando Ennio mi raccontò, che è una delle cose che mi ha colpito più di tutte, il fatto che a un certo punto della sua vita, quando suo padre non era più, per l'età che ormai aveva, non era più un bravo trombista, Ennio aveva il problema, cioè non poteva convocarlo perché sapeva che non era più bravo. Dall'altra parte sapeva che convocando altri trombisti lo avrebbe umiliato, lo avrebbe offeso. Allora lui per un lungo periodo della sua vita non scrive più per tromba. In tutti i brani che scrive la tromba non è più contemplata per non offendere il padre e al contempo per non fare lui brutta figura, ritrovandosi un trombista non più in forza, diciamo. Poi, dopo la sua morte, io tornai a scrivere per trombe. Io mi ricordo che fu talmente forte questa cosa, che ci fu l'assistente operatore che stava alla macchina da presa, che si girò verso di me e mi fece un'espressione come di uno che avesse ricevuto un'emozione potente, ma era così, perché in quell'episodio, che è proprio sintomatico di quello che è Ennio, dell'essenza di Ennio, c'è tutto, c'è la grande dolcezza, la grande sensibilità e la bellezza e il rigore per più, se posso riuscire, questo era Ennio. Pensi di non aver fatto o che ti spiace non aver fatto? Certo, è difficile in 44 ore che tu abbia fatto tutte quelle che volevi e pensavi Ma in tutta onestà penso di avergli chiesto tutto quello che potessi chiedere, anche rispetto alla sfera privata della sua vita, io avevo deciso di non andare oltre certi limiti perché avevo deciso in partenza che non sarebbe stato utile al film. Quindi un certo aspetto, un certo orizzonte necessariamente non l'ho voluto affrontare. Solo il giusto, ecco, il suo rapporto col padre, con la madre, con la moglie assolutamente, è una figura importantissima della sua vita, però non mi sono avventurato in altre. Avrei avuto mille cose, anche belle, anche mille aneddoti se vuoi, e non ricordo che mentre sta eseguendo le musiche, il buono, il brutto e il cattivo, a un certo punto dice all'organizzatore: guarda, io mi devo assentare un'ora e poi ritorno. Si assenta un'ora, ritorna, riprende a registrare le musiche. Era andato via perché era nato un figlio, il terzo. Ecco, questo, però non potevo raccontare tutto. E in fondo sapevo anche che a Morricone non sarebbe piaciuto che si raccontasse troppo della sua vita privata e quindi ho cercato di trovare l'equilibrio, ecco, anche un po' seguendo la sua lezione, perché lui spesso diceva: non si tratta soltanto di scrivere delle musiche, si tratta poi di trovare l'equilibrio giusto nell'usarle,
nel dosarla. Una musica è tanto più bella quanto più è lungo il silenzio che la precede. E quindi anche qui, per esempio, il suo emozionarsi. La cosa più difficile per me è stato decidere quando mostrare questo e rispetto a quali momenti e quando invece sarebbe stato più giusto fare marcia indietro, non metterlo, non mostrarlo. Credo di aver trovato l'equilibrio che anche Ennio avrebbe accettato. Qualcosa in più sarebbe stato troppo.